Ciao Walter. Ciao. Come la mettiamo con questa storia dell'amicizia con Luca Vialli? Beh, la mettiamo che è bello proprio perché si è amici, no? Certe partite servono anche a questo. Ma la butteresti via l'amicizia? No, l'amicizia mai. Anche perché se vinco lo invito a cena. Non è vero che avete il complesso di Ferri e Bergomi? No, complesso no. Anzi, Roberto in tante occasioni è riuscito anche a fare gol. A me non è mai riuscito. È un po' per la bravura loro, un po' per i demeriti miei, forse quando mi trovo davanti all'Inter me la faccio un po' sotto. Un messaggio a Walter poi ti lascio andare. Ma non lo so, io... Lui ha detto che ti invita a cena. Sì, ma non posso, devo tornare subito a casa, perché mercoledì c'è la Coppa. Gli auguro di fare delle grandi parate, però di non arrivare a riuscire a prendere un paio di tiri. Speranza vana quella di Vialli. Berti ha saputo dai giornali che il premio scudetto è di 300 milioni e saluta così l'esordio di Pagliuca a San Siro dopo la bruciante galoppata ed il tiro di Matteus che non salta certo di gioia. L'ex salumiere di Salso Maggiore è venuto a rinforzare il centrocampo dell'Inter ma adesso si è riscoperto cannoniere. Non ha sbagliato carriera, Berti andrà lontano. In questo caso la figura dei salami la fanno i blucerchiati. Non è passato nemmeno un minuto. Vialli chiede, già fatto? Breme non gode di eccessiva libertà, Bonomi lo controlla bene, ma l'Inter crea occasioni da gol ed appare in salute. La Sampdoria, anche senza Cerezo e con pari libero, quando va avanti preoccupa la difesa della nazionale. Vialli in futuro diffiderà degli amici, specie di Zenga. Alla magistratura del pallone toccherà sezionare adesso il corpo del reato. Vierkovod qui avrebbe potuto segnare. Inizio di secondo tempo con Gianni Rivera, come ti è sembrata quest'Inter? Ma una partita abbastanza movimentata, agonisticamente molto, molto veloce. L'Inter ha cominciato molto bene, evidentemente il gol l'ha anche favorita sul piano della determinazione, anche se poi la Sampdoria ha migliorato di molto verso la fine del primo tempo la condizione generale. Nessun tipo di nostalgia per questa, tra virgolette, lontananza dal mondo del calcio? Beh, è una nostalgia controllata. Trapattoni fa il saltafossi, Boscoff il bersagliere. Ramon Diaz non è baciato dalla sorte. Una volta il comandante Lauro, presidente del Napoli, licenziò un allenatore perché è troppo sfortunato. Ebbene, Diaz non vincerà mai la lotteria di Capodanno. Bianchi invece preferisce sbagliare da solo questa occasione clamorosa. Oggi Serena con Vierkovod la vede poco, ma quando ci riesce è pericoloso. Salzano a Matteus, coraggio amico. La Samp ora prende in mano il gioco e tiene schiacciata l'Inter davanti a Zenga. Boscoff con Pradella dà peso all'attacco e Baresi va a tamponare, come contro la Roma. Zenga salva un paio di situazioni difficili. La Samp sfiora il pareggio. Trapattoni è esplicito, occhio ragazzi. Poi, cessati i pericoli, offre da primo della classe questa versione della partita che ha portato la sua Inter in fuga dopo 9 anni di presenze nel gregge. Beh, noi questa rete così fulminea ci ha permesso di tenere in mano le redini del gioco per buona parte del primo tempo, anche se la Samp ha avuto un paio di, sul finire del primo tempo, un paio di scossoni che ci ha fatto venire i capelli un po' più bianchi. Però onestamente devo dire che la partita è stata molto bella, molto equilibrata, forse anche se la Samp meritava un gol, noi forse ne meritavamo uno in più. Vierkovod, prima di parlare della partita bisogna parlare di due fatti in area di rigore, sì. No? Forse c'erano entrambi. Rigori nettissimi perché l'arbitro si è messo il fischietto in bocca e poi stranamente ha deciso per il no. Ma evidentemente prima si aveva messo il fischietto in bocca vuol dire che il fallo c'era, poi non so come mai ha cambiato idea. Bisogna chiederlo a lui, che lui sa tutto. Victor, risultato giusto o ingiusto? Forse era più giusto un pareggio? Credo che ha avuto due partite, no? La del primo tempo e la del secondo. Nel primo tempo l'Inter ha giocato meglio che noi e nel secondo no. Secondo la Sampdoria ha giocato meglio, ha rischiato molto, ha messo tutta la squadra dell'Inter nella sua area e noi abbiamo potuto pareggiare. Calcio è così, no?